tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di CSGO Overwatch. Mi nome è sempre qui PonoHate e quest'oggi ho già cliccato per sbaglio il apri prova. Quindi stiamo già guardando il sospettato di oggi. Allora, siamo sul 3-1 per gli antiterroristi. Il nostro sospettato è Terro, quindi sta perdendo. Però hanno vinto il quarto round, che vuol dire quello con le armi, che è abbastanza importante. Gli antiterroristi hanno vinto i primi tre, probabilmente per un pistol round vinto. E adesso il nostro sospettato rimane indietro e va a guardarsi la televisione, perché sti cazzi, oggettivamente sti cazzi. Allora, ok. Non so se esce troppo mirato. Guardalo che gli sta aspettando. Guarda. Ok. Mira troppo giusto. Mira veramente troppo giusto sul dove erano i CT. Cioè veramente troppo giusto. Secondo me c'è qualcosa che non va. Ha fatto una foreman. Ok. Però, cioè, guardava attraverso, praticamente li vedeva attraverso i muri. Cioè stava mirando esattamente dove erano già da prima. Nade lì sotto. Guardate. Questo è un flick. Ok. Oltretutto due dei CT sono AFK. Tira una smoke in short. Se vede quello in short per primo, no, gli sparano. C'è qualcun altro che l'ha visto, ok. Tira una flash alta. Il tizio è ancora molto indietro, quindi quella flash può essere stata tirata preventivamente. Guardiamolo andare verso. Senti i passi. Ok, il tizio muore. E l'ultimo è FK. Andando a prendere la bomba, che è rimasta droppata inside T. Ok. Ecco, adesso si sveglia il tizio FK dei CT. Un po' sta controllando i. Perché stai guardando il muro? Dai, non fare così. Ha sentito aprirsi il coso. Ok. Quindi l'ha sentita aprirsi. Attenzione. Troppo mirato. Veramente troppo mirato. Non è solo crosshair placement. È tanto mirato. Ma tanto. Non me la conti giusta, sospettato. Secondo me è un wallhack coperto molto bene. Cioè molto bene. Pseudo bene. Dai, sospettato. Su. Facci ballare la samba, facci vedere qualcosa di figo. Nade giù, non serve a niente. Sono in A, non c'è nessuno in A. Tranne il tizio connector, ovviamente. Un altro morto dal tizio connector con la VP. E vediamo cosa fa il nostro sospettato. Adesso. Ok. L'ultimo arriva da. Senti i passi. Li ha sentiti. Però è questo. Guardate. È troppo preciso. Cioè stava camminando. Ok. Sai che era lì. Ma non puoi sapere esattamente quando uscire. Non puoi saperlo. E non puoi uscirgli diretto in HS così. È il timing che è troppo perfetto. Cioè non è uscito leggermente prima e l'ha preso. Non è uscito dopo. Cioè io in quel caso lì sarei già stato mirato. Invece lui è stato coperto e poi è uscito per prenderlo. Quello è il segno di un wallhack. Nel senso, quando uno ti esce perfetto ogni singola volta, ok, e non è che ti sta mirando, semplicemente sta uscendo. Guarda tipo qua. Adesso lui tirerà qualcosa ben coperto, tira la flash, poi esce perfetto.
Cioè, il CT lì con la VP sarebbe potuto essere ovunque. Poteva essere in mezzo, poteva essere a sinistra, poteva essere a destra. No, lui è uscito perfetto su dove era il CT. Da una posizione dove non poteva sapere che il CT era lì. Questo è il problema per me. Cioè, questo è perché secondo me questo è stronzo. Ok? Ora, passi. Lui non l'ha ancora visto, adesso lo vede. Wait. Adesso lo vede. Eccolo. Ci muore male, ok. Però ha provato a fare una cosa, secondo me, di velleità, nel senso ha provato a ucciderlo dalla scala. Però è strano che esattamente in quel momento lì abbia controllato di sotto. Flick, ok, già questo potrebbe scagionarlo perché ha fatto un flick sotto senza sapere che c'era il tizio. Gli CT hanno un bot, hanno due bot addirittura. Ok. Ok, non è riuscito a prenderlo. Quella è già una buona cosa perché non ha sparato in prefire, ha tirato male la nade. E poi viene ucciso da dietro. Sono indeciso, ragazzi, sono estremamente indeciso. Questa dove avremmo dovuto farla in Overwatch, cioè in live, secondo me. E questo è l'Overwatch prima del live di mercoledì. Lo sto registrando, così ce l'ho e lo posso caricare domani. Attenzione. Vabbè. Quello è il bot. Dai. Fai qualcosa di eclatante. Fai qualcosa che mi faccia dire sì. Ok. Wallach. Wallach pesante. Per ora ho tre istanze di lui che comunque prefer... Tipo questo. Come cazzo fai a mirare lì aspettando che il tizio esca? Guarda, adesso il tizio è... E gli è uscito giusto. Gli è uscito perfetto sul tizio che era ucciato. Non... Quindi non è crosshair placement, perché il crosshair placement lo metti in alto, lo metti verso la testa e al massimo devi flickare in basso. Quello per me è Wallach, perché non puoi uscire perfetto sul tizio che era ucciato. Adesso guarda sotto. Si è levato dalle palle nel momento giusto. Potrebbe essere culo nel timing. Sente i passi della gente in short. Il tizio li prende da dietro. Spara un paio di colpi. Tira una nade. Si nasconde appena il tizio picca. Però lì non riesce a prenderlo. Però lì stava mirando troppo alto. E lì invece abbiamo una palese cosa di non Wallach. Il problema del Wallach è questo, che in realtà puoi simulare delle posizioni e comunque dei modi di fare molto realistici in alcuni casi. Puoi simulare il culo, cioè puoi essere, avere il crosshair messo nel posto giusto, e capitano le partite dove i tizi semplicemente ti camminano nei crosshair. Cioè, capitano le partite in cui riesci a mettere il tuo crosshair così bene che la gente cammina nel tuo crosshair e tu neanche lo sai. Ok, tu esci mirato. Oh Gesù. Oh Gesù, ti prego, no. Ecco, lì per me è Wallach. Pesante anche. Perché si è messa a mirare esattamente il tizio dietro i cosi. Attenzione. Perché vedi, ha aspettato il tizio lì. Insomma, per me questo lo nascondeva bene. Ok, sparava anche decentemente. Ma quell'ultima azione dove proprio ha mirato il tizio in short e poi si è messa a mirare short senza guardare a destra da dove doveva essere il posto dove doveva coprire, a me dice molto, perché l'ha proprio mirato per parecchi secondi. Ok, quindi per me quello toglie ogni dubbio sul Wallach. Ora voi potete dirmi la vostra. Questo non è stato un Overwatch dove mi sono sbracciato e dove ho urlato, perché è particolare, nel senso è difficile, è molto difficile. Secondo me è Wallach per una serie di eventi e soprattutto per l'evento finale. Ora, voi dite la vostra nei commenti, io mi fido sempre del vostro giudizio. Il mio nome è come sempre Quit108 e ricordate, se citate, siete delle merde. Ciao a tutti. Wanna wait. Gioco ai videogames da quando avevo 2 anni.